Ciascuno di noi potrebbe vivere una vita felice e ricca, se solamente la ricchezza fosse redistribuita. Ad esprimersi così, solo pochi giorni fa, è stato Stephen Hawking, uno dei massimi scienziati a livello mondiale. E difatti appare quantomeno bizzarro che a fronte di una capacità, una velocità produttiva senza pari nella storia, c'erano ancora così tante, forse sempre più, le persone che vivono in povertà, in disoccupazione, in precarietà. E forse c'è un problema grande come una casa in questo paese, in questo continente, che si chiama redistribuzione della ricchezza, concentrazione della ricchezza verso l'alto. Ed è possibile, è legittimo ripensare la distribuzione, è possibile, è legittimo ripensare lo strumento del reddito di cittadinanza, reddito minimo, per sollevare intere fasce della popolazione dalla povertà e dalla precarietà. Stiamo andando a parlarne a Roma con Elena Monticelli, studiosa e attivista di ACT, Peppe Allegri, esperto di reddito minimo e membro della Basic Income Network, Daniele Pesco, deputato del Movimento 5 Stelle, e Maurizio Landini, segretario generale della FIOM CGIL, che ci ospita oggi nella sede del sindacato. Benvenuti a Talk Real. 28%. 28% è il numero di bambini che nel 2013 vivevano sotto la soglia di povertà all'interno dell'Unione Europea. Ma 28% è anche la crescita del fatturato delle aziende di lusso fra il 2010 e il 2013. Anni di crisi, ma evidentemente non per tutti quanti. Il tema delle diseguaglianze, del crescente gap fra pochi ricchi e tanti poveri o in via di impoverimento è un tema che è diventato dirimente in questi anni, basti pensare a Piketty, al grande successo della letteratura su questo tema. Uno dei temi che ci porta direttamente la questione delle ineguaglianze è il tema del reddito. Da qui che vorrei iniziare cercando magari Peppe con te di chiarirci un attimo questa confusione che spesso c'è fra reddito minimo, reddito di cittadinanza, reddito di base, per poi andare assieme a tirare un po' le somme anche politiche di questa questione. Allora, il reddito minimo garantito potremmo descriverlo così in pochissime parole come uno strumento che tiene insieme la lotta alla povertà ma anche la promozione dell'autonomia individuale. Quindi è uno strumento che cerca di universalizzare le tutele riguardanti i sistemi di welfare esistenti, è uno strumento che troviamo presente in molti paesi dell'Unione Europea e che è assente per esempio nel nostro paese e in Grecia. Cerca insomma di combattere quella soglia di povertà relativa cosiddetta e promuove il tentativo di rendere le persone autonome e indipendenti attraverso un sostegno sia nei periodi di non lavoro sia nei periodi in cui invece il reddito rimane sotto questa soglia di povertà relativa. Invece il reddito di base o il reddito di cittadinanza è uno strumento tendenzialmente ancora più universale di quello che è il reddito minimo garantito e tendenzialmente incondizionato, cioè dovrebbe essere dato a tutte le persone indipendentemente dalla condizione lavorativa oppure reddituale oppure di particolare povertà o meno. Allora, si potrebbe dire che il reddito minimo garantito è il primo passo per realizzare quasi una tendenza verso una nuova idea di società che potrebbe essere realizzata attraverso invece un reddito di base, un reddito di cittadinanza. Elena, a livello di vita, tu appartieni come me a una generazione che si è presentata nel mondo del lavoro il momento in cui le porte si sono chiuse e come movimenti studenteschi di precari avete fatto molto su questo tema. Magari ci puoi raccontare brevemente cosa e perché? Sì, vabbè, è evidente che il tema del reddito è stata da sempre una delle rivendicazioni anche dei movimenti sociali, del movimento studentesco, ma non solo, anche dei movimenti, delle associazioni che si occupano dei temi del precariato. Questo perché, evidente, lo diceva prima Peppe, lo strumento del reddito è uno strumento che poi ha al centro il tema dell'autonomia sociale dell'individuo, che è ad oggi un grande tema che riguarda la nostra generazione. Cioè, se da un lato sono state fatte negli ultimi anni campagne sui cosiddetti bamboccioni, sull'incapacità dei giovani di rendersi indipendente dalla propria famiglia, è vero pure che ad oggi la famiglia rimane l'unico sostegno di welfare rimasto in questo paese e che supporta la nostra generazione finché dura, perché è evidente che con la crisi economica anche le famiglie su questo sono in difficoltà. E questo è un problema, perché ad oggi invece l'autonomia sociale, la possibilità di decidere ad esempio cosa studiare o di dove andare a lavorare,
lavorare, che tipo di lavoro fare, che tipo di scelte fare, molto a che fare con l'indipendenza dalla propria condizione familiare e quindi con la capacità di rendersi autonomi. Quindi il tema del reddito collegato alla capacità di poter anche dire no, cioè che ad oggi invece è una cosa alla quale noi non siamo abituati, perché siamo abituati a dire sì, anche il tema del lavoro gratuito passa come dobbiamo fare esperienza, quindi sì, lo accettiamo, però in realtà molto spesso, cioè, non riflettiamo abbastanza, cioè almeno molti di noi si trovano nella difficoltà di dire no, perché sanno che invece il lavoro è un diritto e quindi deve essere pagato, deve essere tutelato. Per questo il rapporto tra il reddito e il salario, il rapporto tra il reddito e il lavoro non sono, diciamo, due argomenti divergenti, ma stanno all'interno di delle rivendicazioni anche forti su un altro modello anche di sviluppo, su un altro modello di paese. Su questo, Maurizio, ti chiederei un po' di continuare, perché c'è spesso stupore, ed è uno stupore positivo, che sia in Italia un sindacato metalmeccanico, quello che è spesso più vicino alle istanze del mondo giovanile e del precariato, in particolar modo quando si parla di reddito. Per cui ci potresti magari dire un attimo come la vedi te la questione del reddito e anche questo rapporto fra reddito e lavoro di cui parlava Elena? Sì, per dire la verità, in Italia allo stato attuale di sindacati che esplicitamente si sono dichiarati d'accordo e stanno rivendicando insieme a tutti quelli che lo richiedono di istituire anche in Italia un reddito minimo garantito, c'è il sindacato dei metalmeccanici e il sindacato dei lavoratori CGL della scuola, no? E quindi non è un patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali. E allo stesso tempo anche per noi è stato un elemento di novità, non è che è una rivendicazione che facciamo da sempre. È una rivendicazione che a partire dagli anni intorno al 2000-2010 si è aperta questa discussione, abbiamo valutato che era necessario introdurre anche questa rivendicazione. Perché siamo arrivati lì e perché c'è questa difficoltà ancora anche nel sindacato? Perché molto spesso nella storia anche del sindacato si è sempre ragionato che noi dobbiamo lavorare per garantire un posto di lavoro, no? E molto spesso è stato messo in contrapposizione tu devi garantire un posto di lavoro e non pagare uno che al limite il lavoro non lo fa, no? Quindi c'è sempre stata una contrapposizione. Noi perché siamo arrivati a pensare che queste due cose non dovevano essere contrapposte, ma che dobbiamo batterci contemporaneamente perché la persona abbia diritto a fare un lavoro con dei diritti, ma allo stesso tempo bisogna introdurre un reddito minimo, perché chi lo perde o chi lo sta cercando ma non lo trova, oppure chi vuole studiare ma al limite non viene da una famiglia che gli permetterebbe di studiare, deve come diritto di cittadinanza poter avere gli strumenti per poter vivere. Perché in questi anni si è determinato un livello di precarietà senza precedenti, e quindi se tu non introduci anche degli strumenti che riducono il ricatto alla precarietà, lo diceva prima lei, no? Il fatto che quasi uno, se dice di no a un lavoro poco pagato o non remunerato, dovrebbe vergognarsi lui. Io penso che dobbiamo capovolgere la situazione, dovrebbero vergognarsi quelli che propongono dei lavori senza diritti e con livelli di sfruttamento di questo genere. Daniele, ti chiederei di spiegarci un poco la proposta che come Movimento 5 Stelle avete portato avanti al Parlamento e come sì. Si rapporta a quanto abbiamo sentito sì, finora. Sì, sì, guarda, è molto in linea con le cose che abbiamo detto finora, nel senso, noi l'abbiamo chiamato reddito di cittadinanza perché in letteratura si parla molto di più del reddito di cittadinanza che non di reddito minimo, e se ci sembrava il veicolo giusto per comunque per far conoscere questa idea e questo progetto. Assomiglia comunque molto a un reddito minimo garantito, questo è fuori di dubbio, anche perché ci sono molte condizioni, abbiamo inserito molte condizioni per poter percepire questo reddito di cittadinanza. L'abbiamo fatto soprattutto perché in Italia ci sono almeno 9 milioni di persone che non raggiungono la soglia del rischio di povertà, che è una soglia stabilita anche a livello europeo, che in pratica fissa la soglia di rischio di povertà ai 6 decimi del reddito mediano. Il reddito mediano in Italia sono 15.000 euro e quindi da questa cifra abbiamo ottenuto i famosi 9.630 euro all'anno, che al mese fanno 780 euro. Si tratta di un'integrazione del reddito, non vengono dati 780 euro a tutte le persone che non li hanno. Viene data quell'integrazione del reddito che permette a tutti di raggiungere quantomeno questa cifra al singolo, e per le famiglie non si è fatto un discorso, la soglia del rischio di povertà ha un discorso basato sull'equivalenza, su una scala di equivalenza, e quindi per la famiglia ci sono dei calcoli apposta per trovare la giusta integrazione del reddito. È fondamentale il fatto che non è solo l'integrazione del reddito, perché in Italia comunque il problema del lavoro c'è. Sappiamo che tutto il mondo del lavoro sta cambiando, dobbiamo metterci in testa tutti che dovremo comunque lavorare un pochino tutti e un pochino meno, perché comunque ci stiamo rendendo conto che non c'è un lavoro per tutti, quindi bisogna iniziare a creare lavoro, e il reddito di cittadinanza è fondato anche su questa cosa, sulla creazione del lavoro tramite la ristrutturazione
completa, generale, globale dei centri per l'impiego, perché pensiamo che una misura economica così importante, pubblica, debba essere comunque gestita da una struttura pubblica per non incappare nei condizionamenti politici. Se posso provocarvi tutti quanti, perché quando parliamo di reddito minimo in Italia sembra che stiamo parlando di qualche misura radicale, mentre, come giustamente diceva Peppe, è una misura che esiste nella stragrande maggioranza dei paesi europei, rappresenta un pilastro strutturale del sistema del capitalismo avanzato, finalizzato a tante cose, fra cui la salvaguardia del capitale umano, per la cui formazione uno Stato investe abbastanza soldi. Quindi è possibile che l'unica cosa che noi riusciamo a mettere al tavolo come prospettiva per l'Italia sia un'equiparazione alla Gran Bretagna del 2015, o c'è invece una maniera di intendere il reddito che può farci uscire da semplicemente questa radicalità dell'ovvio, e che senza andare a riprendere slogan, lavorare meno per lavorare tutti, ma ricordando semplicemente ciò che Keynes scriveva nel 1934, che nel XXI secolo si sarebbero lavorate 14 ore a settimana, invece ci troviamo in un contesto in cui chi lavora ne lavora 40 e più, e una grandissima parte della popolazione invece non lo ha un lavoro. Si può essere un po' più ambiziosi in termini di richieste, in termini di visione, di ristrutturazione del sistema di sicurezza sociale in Italia e in Europa, oppure l'unica cosa che vogliamo è il futuro, come il futuro di questo paese, è il presente del Nord Europa? Peppe, ti lancerei su questo e poi mi chiederai una risposta. Peppe per primo non è che mi convince tanto sta cosa, vorrei fosse un tranello, ma comunque allora noi dobbiamo pensarci. Ma così, riprendendo la battuta che avevo fatto prima, in realtà davvero anche Van Parijs, che è un grande teorico del reddito di base, sostiene che in realtà il reddito minimo garantito può essere letto, soprattutto in quei paesi laddove ancora non è previsto, come un primo passo per cercare di universalizzare le tutele e davvero per trasformare il rapporto, perché di questo stiamo parlando, tra individui, società, istituzioni, anche dando l'idea di una nuova lealtà sociale, di una nuova idea di emancipazione sia individuale che collettiva, d'accordo? Questa potrebbe essere la tendenza. Evidentemente, Lorenzo, tu c'entri un problema per l'Italia, no? Noi scontiamo una arretratezza trentennale, quarantennale. Allora, quale potrebbe essere la sfida, diciamo, se volessimo essere, adesso non so se posso dirlo, ma un po' sì forse, marxiani nel senso dell'interpretazione del presente, no? Marx cercava di studiare e di scrivere e di interpretare sempre qual era la tendenza, no? Stava alle origini del movimento operaio, aveva già capito quale poteva essere, no? E cercava di intervenire laddove in confronto aveva masse, milioni di contadini, dei quali diciamo di fatto si è occupato abbastanza poco. Ecco, allora quella frase di Keynes, in realtà è un bellissimo saggio del 1930, scritto all'indomani della Grande Depressione, non a caso, no? Era prospettive economiche per i nostri nipoti. I nipoti saremmo in realtà adesso noi, i nipoti di Keynes, no? E lui diceva 3 ore al giorno, parlava di innovazione tecnologica, 3 ore al giorno, 15 ore al giorno, e scopriremo come è bello vivere, dando un po' ragione ancora al nostro Adamo che abbiamo, no? L'Adamo che vuole lavorare, e però contemporaneamente anche cercare invece di vivere una vita degna, felice, in rapporto con le persone, con l'ambiente. C'erano tutte le pagine splendide, quasi di poesia più che di economia. Oh, mi viene da pensare a due autori che in questi anni, in questi giorni tra l'altro, vengono anche tradotti in Italia, e sono uno è Paul Mason, che ha scritto un libro che si chiama Postcapitalismo, e l'altro è Robert Reich, Paul Mason è un giornalista di Gazette, Robert Reich era ministro del lavoro di Clinton. Tutti e due sostengono appunto che la tendenza sia quella in cui le tecnologie paradossalmente potrebbero contemporaneamente provare a liberarci dal lavoro tradizionale e per certi versi invece costringersi in nuove forme di servitù e di dipendenza. Sia l'uno che l'altro sostengono il punto di partenza dovrebbe essere tentare di uniformare le tutele e garantire questo reddito minimo garantito di base, diciamo, a tutti i cittadini, in quanto già a partecipanti attivi della giornata lavorativa sociale, soprattutto all'interno della rete, e lavorare sui tre assi, per riprendere Maurizio, che mi trovo completamente d'accordo, perché non basta il reddito minimo garantito, serve un sussidio universale di disoccupazione, che è un'altra cosa, e evidentemente serve anche un ragionamento intorno alla questione del salario minimo legale, come lo definisce l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E questi tre assi sono i tre assi primi intorno ai quali poter ripensare, ripeto, di nuovo anche il rapporto tra forme di vita e forme di lavoro, tempi di lavoro e tempi di vita, relazioni sociali, insomma, cioè, credo che ci sia lo spazio per... Daniele, sì, no, intervengo su questo perché noi abbiamo approfittato di questo veicolo, chiamiamolo così, del reddito di cittadinanza, che poi alla fine comunque non è altro che il rispetto di un diritto fondamentale, quello di vivere sereni, direi, che abbiamo cercato di utilizzarlo per creare dei veri strumenti per migliorare comunque la vita di tutti.
Ad esempio, visto che comunque vi è una leva economica che è quella dell'integrazione del reddito, abbiamo cercato di costruire intorno a questa leva economica alcune cose, come ad esempio il fatto che questi soldi, perché di soldi si tratta, possono essere spesi in modo consapevole e quindi potranno nascere, anzi abbiamo scritto che nasceranno convenzioni tra chi produce beni in modo sostenibile e in modo etico e chi li acquista attraverso il reddito di cittadinanza, e quindi saranno incentivati questi tipi di acquisti. È una cosa semplicissima che si può fare attraverso appunto la misura economica. Abbiamo pensato anche ad esempio all'istruzione, il fatto che comunque sfruttando, in questo caso so che non è forse bello dirlo, sfruttando la leva economica si può obbligare in modo più severo, un pochino più severo, le persone che magari non curano troppo bene i propri figli, ok, a farli andare a scuola. Quindi con diversi richiami che possono minacciare l'interruzione del reddito di cittadinanza, si può comunque far rispettare questo obbligo. In Brasile funziona così, di fatto, ecco. No? La Bolsa Famiglia, sì. In Brasile funziona così. Poi, per non pensare a tutti i progetti che possono nascere comunque per riuscire ad avvicinare le persone alla partecipazione di costruire una collettività migliore attraverso anche al fatto che 7-8 ore lavorative a settimana possono essere dati, diciamo, in cambio, anche se non è proprio un vero scambio, però 7-8 ore lavorative possono essere prestate alla collettività tramite i comuni, non tramite il terzo settore, perché sappiamo che possono nascere comunque in questo caso equivoci finanziari, quindi noi preferiamo che siano i comuni anche a gestire queste cose. 7-8 ore lavorative alla settimana, chi beneficerà del reddito di cittadinanza potrà comunque darlo alla collettività. In più abbiamo pensato anche al fatto che il reddito potrà comunque, o dovrà? Dovrà. Abbiamo pensato anche all'emancipazione dei vari soggetti che compongono una famiglia. Quindi il reddito di cittadinanza verrà distribuito a tutte le persone che all'interno del nucleo familiare non raggiungono alla loro parte di soglia di reddito riferito alla soglia di povertà. E quindi verrà distribuito a tutti in modo proporzionato a seconda della produzione del reddito di ognuno. Io volevo, secondo me, però dire questa cosa qui. Secondo me noi dobbiamo inserire il dibattito sul reddito minimo che si sta sviluppando nel nostro paese, non solo, anche all'interno di un dibattito più ampio, cioè dove, diciamo, sta andando anche, diciamo, lo sviluppo dell'economia anche a livello europeo ma anche a livello mondiale, cioè nel senso che secondo me bisogna poi però far presente che ad oggi noi assistiamo a una riduzione del welfare state in tutti i paesi di Europa, quindi anche, diciamo, in chi aveva delle forme più avanzate di reddito, proprio perché ad oggi noi ci troviamo in un dibattito molto complesso a livello europeo, quindi ad esempio sui vincoli di bilancio, sui trattati, e quindi noi stiamo andando in una direzione molto complessa, che è quella di una riduzione sempre più della misura del pubblico e molto spesso la sostituzione del pubblico anche con delle privatizzazioni di servizi che magari sono sempre stati concepiti come servizi pubblici. L'altro tema importante è appunto come questa misura viene incanalata in un ragionamento sulla redistribuzione della ricchezza, cioè che è un tema importante, cioè non è soltanto una misura con la quale lo Stato si preoccupa di garantire la sopravvivenza di chi ad oggi non ce la fa, che è fondamentale, ripeto, che contingenza, però fondamentalmente deve essere inserita all'interno di un ragionamento per cui io so che il 10% più ricco della popolazione del nostro paese comunque da questa crisi continua a mantenere il suo stato, se no aumentare la sua ricchezza, e semplicemente tassando quella ricchezza lì, paradossalmente io potrei finanziare il reddito minimo. Diversi economisti l'hanno calcolata questa cosa qui, quindi anche quando si dice il reddito minimo è una misura costosa, inserita in un ragionamento di redistribuzione non è più così costosa. E l'altra cosa, chiudo perché mi riferisco all'intervento di prima, io ho un dubbio, diciamo, su alcune cose che riguardano la proposta dei 5 Stelle, e una di queste è appunto la condizionalità legata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Nel senso che io sono convinta che la misura di reddito debba essere inserita in un piano più ampio di investimenti pubblici e di capacità di rilanciare l'economia e trovare lavoro, sconfiggere la disoccupazione giovanile, eccetera. Però sempre in un contesto in cui purtroppo la disoccupazione involontaria sta diventando strutturale all'interno di questo sistema economico. Però io sono convinta che ad esempio i lavori di pubblica utilità debbano essere salariati, debbano essere tutelati, quindi non possano essere una contropartita di lavoro volontario, perché altrimenti, inserito a quello di cui sopra, cioè la riduzione dei servizi pubblici, mi verrebbe da dire i comuni impiegano
diciamo, i percettori di reddito, i beneficiari di reddito, per fare quei lavori che non possono far più assumendo quelle persone perché ci sono stati dei tagliati. Quindi dobbiamo essere anche, diciamo, su questo, a tenere insieme tutto il contesto, perché altrimenti se si analizza soltanto una misura in quanto tale, poi si rischia che quella misura, cioè, assume un connotato diverso rispetto a quella a cui è nata, cioè quello che diceva prima Peppe, l'autodeterminazione, la liberazione anche da determinate situazioni. Maurizio, ti posso chiedere di portare un attimo avanti questo filone che introduceva Elena sul tema della redistribuzione. Si può continuare a parlare di redistribuzione? Si può reintrodurre il tema che la ricchezza va spostata dall'alto verso il basso in questo paese? Sì, assolutamente sì. In più bisogna anche essere consapevoli che noi stiamo discutendo, seppur in forme anche parzialmente diverse, perché di fondo mi sembra che ci sia una certa sintonia sull'idea di introdurre un reddito minimo garantito, sapendo però che oggi questa cosa il governo, la maggioranza e le forze politiche non la vogliono, e anzi che sta andando avanti una politica che sta non affrontando il problema della redistribuzione della ricchezza per darne meno a chi ha meno, ma sta andando avanti una logica anche sul terreno fiscale che sta favorendo una redistribuzione della ricchezza al rovescio. E da questo punto di vista io penso che noi abbiamo bisogno di farla diventare una battaglia attraverso una mobilitazione. Ad esempio, noi sabato saremo a questa iniziativa costruita da Libera attraverso la campagna Miseria Ladra, proprio perché sabato deve essere una giornata con manifestazioni a Roma, ma non solo, che rimette al centro questo tema, che chiede cioè al Parlamento, alle forze politiche, in questo caso al governo, di cambiare le politiche che ha fatto fino adesso e di assumere questo come uno dei terreni di iniziativa. È evidente che se ragioniamo di redistribuzione della ricchezza, io vedo due punti di fondo. Uno, noi siamo oggi di fronte a un dato, che uno è povero anche lavorando, e questo è un elemento di novità, no? Io lo vedo su di me, se io pensavo mio padre, pur essendo in 5 figli, il fatto che lui lavorava mangiavamo tutti, no? Oggi sei di fronte al fatto che uno, pur lavorando, è nella condizione tante volte nemmeno di mantenersi se stesso, e quindi è in una soglia di povertà pur lavorando. Questo determina due temi. Uno, che il problema di creare nuovi posti di lavoro, io continuo a dire, non so se è un'utopia, ma tendere al fatto che ci sia la possibilità di una piena occupazione, secondo me rimane un obiettivo strategico. Questo certo che vuol dire affrontare anche il problema degli orari, della sua redistribuzione, ma se ci ragioniamo, noi stiamo andando in un'altra direzione. Siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa e siamo il paese che ha l'orario medio di lavoro più alto d'Europa. Se io questa non me la ricordavo, Keynes diceva settimana di 14 ore, badate che oggi ci sono, benissimo, ecco, oggi ci sono aziende che ti chiedono di lavorare 15 ore al giorno, non in una settimana, no? Quindi tu sei di fronte ad una tendenza che è quella dell'aumento dell'orario individuale di lavoro, dell'aumento della prestazione dentro il tuo orario e dell'aumento del numero di anni che devi lavorare. Cioè la tendenza che sta andando avanti è esattamente l'opposto. Un sistema, come dicevi tu, regressivo, in cui poi a sinistra perlomeno è venuto a meno la rappresentanza del mondo del lavoro in Parlamento. Abbiamo un partito socialdemocratico di sinistra che fa il tipo di redistribuzione verso l'alto che accennavi te pochi minuti fa, al partito di governo, i partiti di governo. Non si è mai definito né socialdemocratico né di sinistra, il suo segretario non l'ha mai detto, né che è di sinistra né che è socialdemocratico. E in questo contesto, lui, quindi, io almeno non l'ho sentito come qui. Si adopera a livello di volontà politica in questo contesto? Voi come FIOM vi siete fatti ad esempio uno dei motori della costruzione di un'alleanza fra associazionismo e movimenti che prende il nome di coalizione sociale. Questo esperimento rientra in questo tipo di discorso e che futuro può avere? Sì, la nostra proposta nasce proprio dall'idea che il mondo del lavoro non è mai stato diviso e frantumato come adesso. Quindi la proposta di coalizione sociale, da un certo punto di vista, nasce proprio per dire che bisogna unirsi, perché questa divisione ci sta mettendo in competizione, ci sta riducendo i diritti a tutti e favorisce qualcun altro. E allo stesso tempo bisogna però avere non semplicemente l'idea di dire non ci piace quello che stanno facendo, ma di mettere in campo delle nostre idee, delle nostre proposte e di produrre anche una pratica di mobilitazione che riparta dal basso. Arrivando al fisco generale e anche alla volontà politica, voi siete in Parlamento ma non siete al governo, avete una proposta di legge ma una proposta di legge della minoranza. È possibile
un ampliamento dello schieramento che sta dietro questa proposta di legge, o deve rimanere una proposta di legge di autorialità del Movimento 5 Stelle? È possibile una contaminazione, così come abbiamo visto per esempio nelle municipali in Spagna, di diverse realtà, di diversi movimenti che da anni stanno lottando sul tema del reddito, che non fanno parte della classe dei 5 Stelle e che al momento ne sono distanti però. Ma guarda, noi già dall'inizio, dalla genesi della nostra proposta di legge, ci siamo confrontati fin dall'inizio con le varie associazioni, i vari movimenti che sostengono l'idea di reddito minimo, reddito di cittadinanza. Comunque l'abbiamo comunque costruito anche insieme ad altre realtà. La proposta di legge è arrivata in Parlamento, è arrivata in Commissione, hanno fatto le audizioni per vedere cosa c'era da migliorare e poi ovviamente si è fermata lì al Senato, in Commissione Lavoro al Senato. Ora, noi non vogliamo assolutamente che sia un discorso solo del Movimento 5 Stelle, anzi la platea può essere più ampia e meglio è, nel senso che non diciamo neanche che la nostra proposta è la migliore in assoluto, la proposta può e deve essere migliorata, è logico che si fa insieme alle altre forze politiche. Purtroppo però il governo non ha intenzione di portare avanti questa idea e anzi cerca ogni tanto di buttare lì qualche cosa di simile, ma qualche slogan per far vedere che comunque un giorno o l'altro affronterà questo progetto, ma in realtà non ci si mette mai concretamente. E quindi questo progetto rimane lì perché è un progetto delle minoranze. Aiutami a capire, più sì. O meno vedo una certa consonanza, però nella manifestazione di sabato 17 ottobre contro la povertà e per il reddito ci sono schieramenti di movimento, schieramento sindacali, ma non il 5 Stelle. Come 5 mai Stelle si creano questi? 17-18 ottobre noi siamo impegnati a Imola, cioè Italia 5 Stelle, no? Nel senso, lo so, già. Tutti quanti hanno vari impegni. Vari impegni di settore, però succede spesso questa cosa. No, ma comunque anche con Libera ci siamo confrontati spesso, anzi con Don Ciotti anche siamo molto in linea sul discorso della povertà, che comunque è un discorso che va affrontato, e quindi i momenti di scambio ce ne sono stati diversi, poi magari non ci si trova concordi su tutto, però comunque è una cosa che comunque abbiamo portato avanti anche insieme. Però noi in questi mesi abbiamo fatto un percorso anche insieme al Movimento 5 Stelle attraverso la campagna di Libera, per esempio alcune cose le avevamo portate in discussione, per esempio la questione dell'immigrazione, la questione di adesso dei lavori pubblico-utilità, poi in realtà io ho sentito un'intervista di Maio che ha fatto su Repubblica, non mi è tanto piaciuta, perché proprio su quei punti che comunque si erano discussi con le associazioni, con i movimenti eccetera, Di Maio ha detto tutt'altro, perché ha detto il reddito capiamo prima gli italiani, poi si vede sugli immigrati, i lavori di pubblica utilità li ha ribaditi, quando comunque nel confronto con i movimenti e con le associazioni questi punti proprio li avevamo discussi col Movimento 5 Stelle e si era trovata anche una quadra. Insomma, anche di criteri, la congruità, la proporzionalità, la sufficienza, cioè abbiamo fatto di iniziative, di momenti, quindi secondo me la permeabilità del Movimento 5 Stelle deve stare anche nella capacità che poi se si incontra e si fa nelle campagne insieme col sociale, poi la sintesi, cioè in un certo senso, viene anche un po' accolta. Troviamo le forme e i modi che questa battaglia diventi una battaglia nel paese, non solo nelle aule del Parlamento, perché giustamente, come diceva, se la raccogli, arrivi lì e il governo non ne parla, ci sono piene di leggi di iniziativa popolare. Noi abbiamo raccolto quella sulla legge sulla rappresentanza nel 2010, 120.000 firme, ancora ferme in una commissione parlamentare. Io penso che dobbiamo porre il problema di come nell'autunno, e quindi come dal 17 di ottobre sia da Imola che da Roma possa partire il fatto che non ci si ferma a testimoniare, ma si apre una fase in cui nel paese si rimettono al centro determinati diritti e si contestano determinate scelte fatte dal governo. Ora, se si vuole dare il senso che stiamo non difendendo un punto, ma noi potremmo tutti assieme essere soggetti che dimostrano che è possibile fare in un altro modo per affrontare gli stessi problemi che il governo sta affrontando, abbiamo bisogno però di creare le condizioni di una mobilitazione sociale che imponga a questo Parlamento e al governo di dover fare i conti con un altro elemento. Io lo dico dal punto di vista sindacale, è necessario mettere in campo delle azioni, ma credo che questo sia un problema più generale che riguarda il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Io devo chiudere qua questa discussione, è stato molto interessante avere attorno al tavolo persone che da ambiti differenti hanno militato per il reddito negli ultimi anni, fra cui il BIN, a cui appartiene anche Peppe Allegri, avete presentato una proposta di legge nell'iniziativa popolare pochi anni addietro, studenti, precari, abbiamo una proposta di legge in Parlamento del Movimento 5 Stelle, un sindacato che su questo è stato fra i primi a spendersi, rappresentando anche una buona pratica a livello europeo. Speriamo adesso che questi eventi di Spagna e questa collaborazione, al di là di steccati identitari, che siano sindacali o che siano partitici, possa contaminare anche una politica italiana troppo spesso divisa e frammentata. Io devo chiudere qua, lasciandovi però con una intervista con un esperto mondiale di reddito di base, Van Parijs, in chiusura.
So to understand why basic income makes sense, it's essential to think as freedom, to think of freedom as being a central element in the vision of a good society, of a just society, which the left must have as its goal. But freedom, of course, not just in the sense of formal freedom, the sheer right to do things, but freedom in the sense of having the power to do these things, to have the resources that are necessary to do them. And real freedom, not just for the rich, not just for the powerful, real freedom for all. This must be the objective.